Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Continua l'avventura sul nuovo DLC di House Flipper, Luxury Flipper. Abbiamo visto nello scorso video tutti gli oggetti aggiunti, mi raccomando recuperatelo se non l'avete ancora visto. Mentre oggi vedremo il primo incarico e compreremo la prima casa. Prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e farmi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Detto questo vi lascio il video e buona visione. Ragazzi, quindi partiamo dal nostro ufficio e direi di partire con l'acquistare la prima casa. Fra le due, questa mi sembra gigante, vorrei tenermi su qualcosa di più piccolo. Poi magari al contrario, 88 metri quadri. In realtà sì, se la giocano 94 metri quadri contro 88. Vabbè, direi di comprare questa, la vediamo e poi facciamo il primo incarico. Questo perché, urca, che bella, Perché appunto dovrò occuparmi di pulire la casa, sarà davvero un guaio e poi magari vi farò vedere come l'arredo e la venderemo. Ah, usiamolo! Vai alla casa dell'amministratore leggendario, ritorna in ufficio, resta. No, andiamo alla casa. Ho sbagliato? No ragazzi, devo tornare in ufficio. Vabbè, ho capito, ma se mi mettete l'ascensore qua è normale che uno si prenda il panico. Poi io sono claustrofobico, ragazzi, non prendo mai l'ascensore. Ora sapete il perché. Perché mi inguaio. Niente, non vi preoccupate. Andiamo qua, va, che cerchiamo di capire. Ma ciao. Ciao, ascensorino. Ah! Bastava andare avanti. Bello. Hello, sunshine! Questo è l'ingressino, carino, tutto da pulire, vabbè. Andiamo qua, apri, perché ci sono le porte scorrevoli. E urca urca, ma quanto è sporchello. Bello come attico, niente da dire, se non fosse messo così male sarebbe bello. E poi soprattutto, scusa, dove si passa? Da qua? Ma che è, il ristorante? Bello, il baretto. Beh, è quasi un ristorante sta casa. Ci sarà da pulire tantissimo, voglio piangere. Ma lo faremo. Vediamo un po' le due porte. Immagino una sarà un bagno, esatto, di servizio. Mentre l'altro, un camerino. Quindi in realtà siamo all'interno di una villa da di una star, in realtà. Star... diciamo che è abbastanza sporca come cosa, ma in realtà dovrebbe essere la casa di uno che si intende di moda. Beh, i jeans a terra e tanta roba. Vediamo un po'. Grazie, altro ufficio. Perfetto, campionario mi dicono. La cabina armadio. Beh, devo dire utilizzata benissimo. Guardate i nuovi mobili, però, come si possono utilizzare. Però, ovviamente, i calzini a terra fanno perdere un po' quello charme. Però fa niente. Quante... porca miseria. Altra cabina armadio. Altra cabina armadio. Urca, urca, che bei colori. Bagno gigante, bello, se non fosse che qua vengono a bere. Va bene, va bene. Mentre qua c'è un corridoio con il set fotografici. Beh, ragazzi, è una bella casa, una bella proprietà. Sarà un bel lavoro pulirla e soprattutto riarredarla e soprattutto capire come poterla vendere per casa normale, se vogliamo. Se anche mi piacerebbe tenere in realtà qualcosa legato alla moda, senza snaturare troppo, diciamo, la funzionalità della casa. Magari facendo qualcosa di più carino, tipo togliendo tutta sta meravigliosa roba dalle pareti e da tutte le superfici. Vedremo come fare, Ripeto, ora vabbè, vado così, ma giusto per capire com'era la cucina un tempo, perché mi viene a male vedere questa casa che è bellissima ridotta in questo modo, ma ovviamente ci vorrà del tempo per pulirla tutta, ma già così, a parte le macchiette, non voglio sapere di cosa, devo dire che sta rendendo davvero tanto. Qua possiamo anche accendere le luci. Oh, ma tutti i faretti, tutte le luci, ma quanto è bella questa zona. Ripeto, se riusciremo a cavarne qualcosa di bello, saremo felici tutti. Ci vorrà del tempo, ma non me ne preoccupo troppo, ragazzi. Quando sarà pulita, magari ve la faccio rivedere. Detto ciò, signori, si torna invece in ufficio, perché voglio occuparmi del primo incarico nella nuova città. Quindi si va... beh,
Jimmy ha approfittato dell'assenza del padre per organizzare una grande festa sullo yacht di famiglia. Ammazza, ciao poveri, comunque. Non c'è fine al grande divertimento, proprio come il caos che ha lasciato sul posto. A questo punto ha bisogno di qualcuno che accetti di ripulirlo prima che suo padre ritorni. Fortunatamente il tour di concerti in cui si trova attualmente durerà un'altra settimana. Ok, praticamente Jimmy si è messo in un guaio e spetterà a noi aiutarlo. Notare sto povero ragazzo dove vive, eh? Devo dire, ragazzi, sì, che vive proprio su una catapecchia sto bambino. Beh, non importa, noi cerchiamo di capire cosa c'è da fare in questo incarico. Vedo già lo schifo dalla preview, il che non mi fa tanto piacere. Tecnicamente mio padre, ma siamo onesti, ormai è quasi mio. Ah! Ieri sera ho invitato alcuni amici, la festa è stata epica. Ah, quindi raggiungiamo in barca! Vedi, io sono piuttosto popolare, ma ci siamo divertiti. Almeno per i momenti che ricordo. Si vede. Aspetta un attimo, ho ricevuto un altro SMS. Ha detto che era pop... Oh no, mio padre torna prima. Jimmy è nei guai. Jimmy è nei guai! Tutto quel casino, lui non può vederlo. Ma poverello. Tutto deve essere ripulito come se nulla fosse successo qui. I vinili di papà dovrebbero essere appesi a quel muro. Devi trovarli, sono sicuramente qui da qualche parte. Papà sarà così arrabbiato. Ammazza, ma che bello, che linguaggio, mi piace. Se non voglio problemi, so che tu puoi salvarmi la pelle. Sì, Jimmy, ti prego, ti pagherò un extra se mi aiuti. Quello è l'importante, sono qui per quello, Jimmy. Capisci? Mi aiuterai, vero? Che bello il filmatino. Vita sull'onda. Ragazzi, che lavoro è stato fatto con Luxury Pack. Bellissimo. Bellissimo il filmatino. Mo si piange comunque. I clienti di Moonrise Bay non si lamentano della mancanza di soldi, ma anche loro preferiscono tenere sotto controllo le finanze. Abbiamo 834 euro per ripulire sto schifo, sto bellissimo posto. Ok, accendi la luce. E io accendo la luce, ma... Porca miseria, Jimmy. Jimmy, ma perché? Ma la prossima volta alla festa falli in una pizzeria, in un ristorante. Ma guardate un po' che io devo pulire le cose che fa sto ragazzo per non farlo incolpare dal padre. Ci metterò eoni, ragazzi. Eoni, eoni, eoni. Vabbè, noi intanto puliamo sto schifo. Jimmy, ma che mi combini? Guardate un po' anche i calici buttati a terra. Jimmy, questi li rimettiamo qua vicino, che non si sa mai. E adesso mi occupo per prima cosa di pulire sta schifezza. Ok, lo mettiamo dritto, poi vediamo. Chiudi, va. Ammazza, si chiude bene il frigo, mi dicono. Beh, lo mettiamo così. Pulisco tutto sto schifo e poi capiamo come sistemare tutto. Ma guardate che schifo, apriamo. Ma anche fuori dalla barca. Ma che festa era, Jimmy? Jimmy, ma che cavolo combini, Jimmy? Guardate un po', tutte le sedie sporche, le sdraio sporche. Si sono davvero divertiti a sta festicciola, i ragazzini. Che ci vuoi fare? Qua intanto vado a pulire. Per fortuna, ragazzi, ho tutto sbloccato le abilità, quindi ci dovrei mettere relativamente poco. Anche questo lo metto magari dritto per dritto. E qua in teoria è il ponte. Non ditemi che mi devo anche mettere a pulire il ponte. Eh sì, ragazzi. Guardate un po' lo schifo che hanno lasciato sti qua. Ok, cerco di pulire la nave un po' come riesco e poi capiamo. Intanto devo buttare via gli oggetti e qua rimettere in ordine le sedie. Almeno quello. Ok, questa zona è fatta. Jimmy, ti odio. Posso dire al ragazzo che lo odio? Perché in realtà è così, Cioè, nel senso... Guardate un po' che schifo ha lasciato. Vi prego, ma che schifo è? Ma che schifo è? Soprattutto le stoviglie che faccio, te le metto qua, Non pensare che ti faccia anche i piatti, che so, Mastro Lindo. No, 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 Jimmy, non ci siamo capiti. Ok, un vinile messo. Lo rimettiamo dove stava. Uno qui e la chitarra no, la chitarra va messa da questa parte. Io pensavo di poter coprire il buco. Eccolo qua il vinile.
Ok, aspettate. Ma che schifo, mi hanno imbrattato anche le pareti. Cioè, ma ce ne rendiamo conto, signori? Ecco qua. Rimetto il vinile al suo posto e passa la paura. Anche questo va qua. Questi vanno via. La coppetta, la coppa del nonno, la mettiamo qui. Molto bene. Pulisci lo sporco il 41%. 61%. Non vedo altro sporco. Il che fa ridere, perché in realtà è tutto sporco sto posto. Però va bene. 82%. Fatto. Progresso. Io non ho parole comunque. Rimuovi i rifiuti. Ok, il bagno è fatto. Carino il bagno però, eh. Beh, non importa. La palestra, ma che teneri. Certo che non vado alla spesa, qua dobbiamo solo pulire lo sporco. Ok, e andiamo dall'altra parte. Oh no, cosa hanno fatto con l'ancora di papà? Cosa hanno fatto? I miei amici ci devono aver giocato a una festa e l'hanno distrutto. La festa l'hai fatta te, amico mio. Dobbiamo ristrutturarla. Puoi pulirlo? Hai degli strumenti per farlo, giusto? Stelo e sbarra. Seleziona il segmento di mobili su cui vuoi lavorare. Oh, nuova funzionalità, ragazzi, la riparazione dei mobili. Guardate un po'. Devi pulirlo da ogni parte. Ok, quindi lo devo girare. Sì, ho capito, Jimmy. Ho capito. Levigato va bene. Ruota, Q. Vediamo un po'. Ok. Quindi con la Q si ruota e posso levigare. Bellissima questa funzione, ragazzi. Una funzione nuova aggiunta con questo DLC. Ok, giriamola, che schifo è. Vada, vada, 68. Vediamo un po' il progresso. Aspetta, che fine ha fatto il colore? Puoi aggiustarlo? Ci provo, Jimmy. Io ci provo. Acero europeo. Abete. Io lo farei così. Spero piaccia, perché in realtà non ho visto che colore mi ha chiesto. Beh, senti, Jimmy, già ti sto parando il sederino con papà. Che la festa non l'ho fatta mica io, Jimmy. Parliamoci chiaro, io e te. Insomma. Quindi non puoi pretendere niente, eh. Vada, vada, Jimmy. Ok, anche qua dovrebbe essere pressoché fatto. Giriamolo. 79. Perfetto, 93. Q. Q. Perfetto. Ah, dobbiamo. Ma non ho parole. Dobbiamo pulire anche la barra, giustamente, certo. Ok. Perfetto, e la facciamo anche qua dello stesso colore. Ottimo. Finito! Ci è mancato poco! Sembra come nuova, è una vista molto migliore di mio pa. È una vista molto migliore di mio padre, grazie. Ce l'hai fatta! Ora posso uscire? Esci dall'officina. Questa te la appendo qua, amico mio. Questo è da pulire. Porca miseria, Jimmy, quanto ti odio. Beh ragazzi, 2.400 euro, terminiamo e vediamo un po' il portfolio. Ce la siamo cavata, comunque, con lo schifo che c'era. Direi che non mi posso lamentare. Caro Jimmy, ringraziami. No, non ho rimesso a posto la lampada. Vai, sgamabilissimo. Senti, comunque una lezione dal padre, sto ragazzo la deve avere. Non potevo aiutarlo in tutto e per tutto. Quindi dai, direi che ci sta, ci sta.
E intanto salviamo la foto nel portfolio e dovremo aver sbloccato così nuovi incarichi nel nuovo quartiere. Puoi acquistare una casa nuova, esegui gli incarichi successivi per sbloccare la possibilità di vedere quanto costa la casa, perché giustamente, mo vediamo, 93.000 euro! Ma ragazzi, sapete che pensavo molto peggio? Ovviamente questa ce la teniamo, direi di tornare un attimo qui e vedere di nuovo la situazione prima di salutarci. Così vi faccio rivedere un po' la casa. Cercherò di capire come trasformarla e soprattutto renderla carina, vivibile. E magari aggiungendo anche qualche cosa dal workshop. Tanto ormai ho capito come funziona l'ascensore, quindi mi sento una persona molto molto più intelligente, stranamente. E qua ragazzi, semplicemente, qua c'è da pulire lo schifo. Perché qua ragazzi non si può effettivamente definire in altro modo ciò che stiamo vedendo se non un grande schifo. Ragazzi, a dispetto delle previsioni, sono riuscito a pulire tutto. Ho tolto tutto lo sporco, e già questo è importante. Vi vorrei far vedere però tutto illuminato. Ok. Eh beh, dai, con la luce cambia già tanto, eh? Cambia già tanto. Pensavo qua di fare camera da letto, bagno, cabina armadio. Qua invece farò cabina armadio, bagno, camera da letto. Quindi ci saranno due camere da letto con cabina armadio e bagno, per renderla più vendibile la casa. Qua dietro possiamo lasciare anche le cose così e magari mettere qualcosina legato alla moda. Mentre qua ragazzi sarà un grande open space. Quindi qua abbiamo il bagno di servizio, molto bene. Qua possiamo fare un ufficio, o magari lo teniamo anche qui l'ufficio. Qua facciamo un bel soggiorno, questa è la mia idea. E qua sala da pranzo, cucina e zona svago. Ovviamente, come vedete, ci sono delle cose da modificare perché alcune cose sono davvero scene, ma secondo me, dai, opulento. Direi che siamo sulla buona strada. Per questo video però ragazzi io vi dico che è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto, vi ricordo di lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto, vi ricordo anche che qua a schermo trovate il canale se volete iscrivervi anche il video consigliato, e come sempre vi do l'appuntamento alla prossima e vi dico ciao a tutti!